Buona domenica a tutte, buona domenica, come avete passato la settimana? Spero bene. Io questa settimana, insomma, ho fatto di tutto e di più, adesso vi racconto e scrivetemi sotto quello che avete fatto voi. Mi fa sempre piacere sapere come avete passato la settimana, cosa avete creato. Allora, ripeto che questo, cioè il video della domenica è un video libero dove parliamo di uncinetto, parliamo di noi, di come abbiamo passato la settimana, delle email che ho ricevuto e messaggi, insomma è libero. Lo dico per chi mi invia messaggi dicendo no, devi parlare solo di uncinetto. No, la domenica è libero. Mi sento libera la domenica, ecco, è un nostro appuntamento tra amiche. Allora, parliamo di filati adesso, sì, perché ho visto che sono usciti dei cordini diversi da filati discount, devo andare a vedere, non ho avuto tempo, qui ho visto ieri sera al volo nuovi colori bellissimi, lilla, poi ha il lurex, questo cordino lo voglio assolutamente prendere, adesso non ricordo il nome, non lo dico perché poi dico una cretinata, non l'ho scritto. Però vi lascio il link sotto, poi mi fate sapere così scelgo un colore e realizziamo una borsa. Fatemelo sapere. Vi lascio il link così vedete insomma che colore posso insomma prendere per iniziare una borsa insomma bella estiva. Poi ho visto che io ho poche rimanenze di cotone, però le stavo pesando che sui 400 grammi ci sono. Volevo farla più colorata la borsa mare, ma a questo punto la volevo realizzare tutta in cotone con tutti gli avanzi. Detto non mi basta, ma alla fine 400 grammi, insomma, di colori diversi ci arrivo e ce la dobbiamo e ce, ci dovrei riuscire. Insomma, per lì me ne compro un cotone insomma, di due colori diversi, li aggiungo. Io sono molto brava, devo dire, però con poche rimanenze. Faccio bene i calcoli, però un gomitolo in più va preso. Sempre è difficile che mi è successo solo una volta. Credo che con il punto brioche, perché non ero assolutamente esperta con il punto brioche, per cui avevo fatto male i calcoli e lì mi occorrevano, mi sembravano 100 grammi di più. Invece, insomma, quando vado a fare un calcolo, prendo quei 50 grammi in più, non succede nulla, perché poi adesso vi faccio vedere il giacchino di domani, ve lo faccio vedere che lo devo terminare una manica, per cui questa mattina ho tante cose da fare. Allora, stiamo terminando, diciamo che è terminata, mancano le rifiniture, questa mattina andiamo a prendere i pomelli, alcune cose, insomma, di questa dispensa che ho fatto fare. Che mi piace tantissimo perché ho questa cucina, come ho detto, piccola, molto piccola. Dovrei insomma fare dei cambiamenti, aprire, insomma, ma adesso proprio non mi va nel modo più assoluto. E per cui non ho questa dispensa che quando apro tutte le mie cose, anche i prodotti, oppure che voglio una noce, voglio una mandorla, però devo andare a cercare, spostare dietro, insomma, diventa un po' più non a vista, ecco. Invece questa dispensa ho fatto fare molto grande, la apro e ho tutte le cose a vista, ho preso tutti i barattolini carini da IKEA. E sono contenta, sto sistemando bene. Oggi, insomma, facciamo le rifiniture, ci dedichiamo a quello e mi devo dedicare al giochino, assolutamente fare il montaggio, ma ho poco, insomma, poco da lavorare. Speravo di averlo che ieri ho detto, sicuramente lo finisco, poi, insomma, beh, sono uscita e, insomma, non ce l'ho fatta. Poi ho avuto mercoledì una giornata intensa. Intensa, sono stata al policlinico, non per me, per mia mamma, insomma, per delle cose, insomma, niente di preoccupante, però abbiamo fatto la fila tutto quanto, mi sono morta di freddo, facevo un freddo incredibile, mercoledì, mamma mia che freddo, sono uscita presto, prestissimo, sono sveglia alle 5, poi sono una giornata che l'uncinetto non l'ho proprio visto, non ho proprio visto tutto il giorno, diciamo che poi era partito il video podcast, però infatti ho risposto non subito, non subito. Insomma, è stato abbastanza pesantino, insomma, come giornata. Allora, ho altre cose, insomma, a parte questo a farvi vedere nella settimana, ma io già l'ho smontata. Diciamo questa pochette l'ho smontata perché voglio metterci la fodera, se no non la posso utilizzare.
Questa a me è piaciuta tantissimo, non so voi, vedete adesso è cucita, ma gli ho tolto le catenelle che avevo messo, il bottone che avevo appoggiato, perché tanto il bottone lo posso fissare, però prima di fissarlo voglio mettere una fodera interna, che adesso ho trovato un pezzettino di fodera che va benissimo, non devo neanche ordinarla, così poi ci metto la catena che la voglio morbida, probabilmente o la porto a mano oppure con tipo marsupio. Insomma, questa è velocissima da fare. Delle signore mi hanno detto che l'hanno realizzata e ne hanno vendute tante perché ci hanno messo pochissimo. Avevano della cinghia, le hanno preparate, alcune hanno messo invece la rete davanti. Insomma, mi hanno fatto vedere che mi hanno inviato delle foto. Sono contentissima che alle volte dei progetti così veloci vi sono utili a chi, insomma, fa vendita oppure altre cose. Ribadisco che se io faccio qualcosa è normale che potete poi riprodurlo perché non ha senso i tutorial che faccio io. Poi, aspetta, sì, parliamo del giacchino. So, dice, ma il giacchino ce lo fa vedere? Sì, lo faccio vedere, non mi dimentico quello che devo dire. Vado a 5.000, io vado già a 5.000 oggi. Allora, già mi sono dimenticata. Ecco, una novità. Diciamo che ho fatto il video un podcast, però ovviamente video, anche come video, anche non tutorial, ma insomma si parla di tecnica. Ho parlato proprio della base del top down Raglan. Allora, ma proprio le basi, proprio il minimo indispensabile, perché ci sono tantissime varianti, pochi la pensano in un modo, chi la pensano in un altro, però comunque io mi riferisco sempre ai libri. L'unica cosa che io mi sento sicura poi di parlare per cui non mi vado a inventare nulla, ecco, questo volevo dire. Però quella è proprio la base, perché molte vogliono sostituire, no? Sostituire il filato. Facciamo conto, adesso vi faccio vedere il giacchino, Per cui volete sostituire il filato, non so cosa fare, per mallo scollo uguale per tutti. Vi dovete ricordare una regola semplicissima: se è un maglioncino, se è una maglia, lo dovete comunque infilare dalla testa. Se lo fate di 40 centimetri, non entra, meglio fate un punto elastico che poi vi entra. Oppure fate chi fa delle catenelle e poi mette un dito. E quella è la misura giusta, indipendentemente si fa il calcolo in base alle catenelle che ha inviato in questo modo. Oppure se è un giacchino, prende la misura del collo e poi, insomma, ci sono tante tecniche, però non è che abbiamo tutti la stessa testa all'incirca, no? Diciamo che può avere 54, la donna 55, la mia è sui 55-56, ma è ovvio che non posso fare una circonferenza da 50 se è chiusa perché non mi entra, cioè, sforzo tantissimo per farla entrare, per cui questo vi deve entrare, questo è il fatto. Fate una 42, fate una 40, vi deve entrare, è questo. Cioè, ho il collo largo, ma non sarà mai più grande della testa, questo vi voglio dire, no? Per cui prendete le vostre misure, oppure avviate delle catenelle, così avviate, mettete il dito in maniera che sia un pochino elastico, le contate e in base a quello lo sviluppate. Poi se c'è un punto fantasia dovete ricordarvi del multiplo, insomma tante cose. Quindi iniziamo dalle basi con maglia alta. Quando riusciamo a realizzare una maglia, un giacchino a maglia alta, abbiamo capito la tecnica. Maglie aumenti possono essere assolutamente diversi. Poi un giro sì, si può fare un giro no, in base a come vogliamo fare lo sproloco, insomma tante cose. Comunque non dobbiamo arrivare a una misura, dobbiamo fare il calcolo. Tante cose, tanti calcoli ci sono da fare, ma la cosa bella è che ce lo possiamo provare. Lo proviamo, ecco qui, come io, oggi ho messo questo perché mi viene un po' caldo qui, fa freddo. Io ho freddo, per cui ho appoggiato questa oggi. Allora ci sono, sì, ho visto il video che ha fatto un po' così, ho detto sì. Ho pensato che si era staccato tutto per un momento. Va bene, no, no, ci sono, ci sono. Ho visto proprio che si era quasi spento e ripreso, invece no, tutto ok. Allora, a parte stavo dicendo, insomma, dello sprone, lo possiamo provare tranquillamente, non c'è problema. Noi lo proviamo e vediamo benissimo se la nostra circonferenza va bene, se la manica è perfetta. Questo, vabbè, ha uno scollo proprio gigantesco, l'ho fatto io perché sotto io ci metto il lupetto, eccetera, eccetera. Insomma, tante varianti possiamo fare. Allora, andiamo a vedere il giacchino di domani. Giacchino domani che io ho utilizzato e sto utilizzando il Murano.
il color beige mi piace tantissimo. Poi per l'altro oggi mi devo fare anche le unghiette se ce la faccio, ma troppe cose devo fare, troppe, non ce la farò mai. La composizione è il 58% di cotone, il 38% di poliammide, il 4% di fibre miste, i ferri dal 3, 3,5, l'uncinetto dal 2,5, 3. Io sto lavorando col 3,5 perché tanto so, ho visto che ho fatto il campione che andava benissimo. E vi dico che verrà un giacchino di una leggerezza incredibile. Allora, questo è il punto che ho scelto. Ancora c'è il marcapunti. Spero che vi piace. Ve lo faccio vedere un pochino da vicino così non sfalza il colore. Questa è la manichina, ma io non l'ho staccata perché lo devo provare. Sicuramente faccio altri 2-3 giri in più. Sfalza il Ecco qua, 2-3 giri in più. Questo è perfetto il colore, è perfetto. Vedete sotto, adesso un po' c'è un cicatino, è normale. Sotto vado a rifinire tutti i punti con la maglia bassa, anche lo scollo. Il davanti volevo rifare il ventaglietto. Vediamo, vediamo, insomma. Io fino adesso, vi dico, devo fare l'altra manica. Sto finendo, credo 1, 2, 3, questo è il devo finire, sono 200 grammi, arrivo a 250, bisogna vedere la rifinitura, perché arriviamo sì e no a 300 grammi, ma non ci arriviamo. Però ovviamente io vi ho consigliato di prendere 300 grammi sulla mia taglia, ovviamente sempre ml, perché sono su 100, per cui è un passo, manco un passo per arrivare alla L. Per cui, per la mia circonferenza, allora io vi dico che allora 6 sono perfette 6, perché poi se vado a utilizzare 260-270 grammi, è ovvio che ci occorre un altro gomitolo. Di meno non si può fare, se no sono super super brava. Devo vedere un attimino la lunghezza, lo devo provare oggi. Vedo la lunghezza, la voglio prolungare fino a qui probabilmente la manica, e poi realizziamo il toppino sotto. Spero per venerdì, lunedì esce questo. Oggi lo termino, ma comunque la manica non ci vuole niente, solo che non riusciva a capire perché andiamo a lavorare comunque andata e ritorno è normale con il nostro col punto, che poi il punto viene anche sfalzato, per cui sono due righe da memorizzare, ma comunque il punto viene sfalzato. Ve lo faccio vedere, no? Ecco, vedete, sfalzato. Per cui è facile da memorizzare, ma quando andiamo a lavorare la manica dobbiamo lavorare in tondo. Per cui dovevo riuscire a fare in maniera che comunque la riga si sposta un po', non si veda assolutamente nulla, però comunque volevo rimanere un pochino sul posto. Allora ho dovuto fare un po' di tentativi. Allora vediamo, insomma, però io parto un pochino non da davanti che si vede che mi sposto, ma faccio sempre in modo che sia dietro, però non si vede assolutamente niente. Allora, è quello perché andiamo a lavorare in tondo. Allora, il cerchino viene domani, mi piace tantissimo. Questo filato è fantastico. E molte mi avete chiesto, lo posso vedere da vicino? Così ho pubblicato, se volete vedere il filato proprio da vicino, da vicino. A parte l'ho fatto vedere insomma in diversi modi, ma sia su Instagram l'avevo pubblicato, ma molte non hanno Instagram, allora l'ho messo sulla community di YouTube. Voi andate sulla mia pagina, diciamo proprio su YouTube, sul mio canale, cercate community, cliccate e vedete comunque tutte le foto. Qui mi prude da morire oggi. Allora, forse i pelucchi della lana oggi, così. Allora, altre cose da dirvi, altre cose, insomma, durante la settimana. A parte ho fatto tantissimo, ho fatto altri campioni, con i filati che sono arrivati realizziamo una borsa con tutte noccioline, poi ho il dubbio di andare a realizzare un altro punto tipo un gilet, insomma ho delle cose insomma di andare a fare progetti. Ma quello che vi volevo dire, che l'ho detto prima, poi non ho terminato perché passo da una cosa all'altra, inizio una cosa, non la finisco mai e inizio a dire un'altra, mi incastro in 12.000 discorsi. Quello per adesso mi ricordo che quando io ho fatto il top down con quello proprio base base, vi spiego e vi lascio il video, casomai o a fine video sotto, insomma, il collegamento del video.
Io quando lo spiego poi lo metto proprio nel podcast perché andiamo a fare una serie di video per cui avete proprio una playlist dove infatti adesso ci vado a scrivere prima puntata, primo video, insomma qualcosa e ci sarà una serie di quei video come c'è stata la serie del punto brioche, proprio il corso. E questo sarà uguale. Poi faremo il corso del punto tunisino, lo faremo, l'ho detto e lo faccio. Adesso del top down perché avevo promesso nel top down, poi il top down a sprone tondo, perché lo sprone tondo tutti hanno questa difficoltà. Infatti se ne fa meno, ma forse perché piace meno, a me forse mi piace anche di più, sono sincera, mi chiede sempre lo sprone la grande, ma vi spiego alcune cose di come andare a lavorare eccetera. Insomma, c'ho tantissime idee, per cui ci sarà, diciamo, nel mio canale proprio un approfondimento, perché da quello proprio base base poi andiamo a approfondire come il punto brioche. Non abbiamo abbandonato assolutamente, poi lo andiamo a riprendere e andiamo proprio a approfondire alcune tecniche. Faremo anche un toppino, un top con il punto brioche, forse sì, lo inizio con il lilla. Facciamo un toppino e poi il top ovviamente è tipo una canotta non tanto insomma larga però comunque con giacchine per il nostro twin set da andare a finire. Per cui abbiamo tantissime cose da fare e ne sono assolutamente contenta e soddisfatta. Volevo fare la live questa settimana, non ce l'ho fatta, per cui probabilmente martedì. Poi io vi avviso sempre in giornata e vi metto sempre il post, ma non ci sono proprio riuscita. Alle volte mi manca proprio il tempo. Infatti mi dite, ma come svolgi la settimana? Come è? Dovrei fare un blog e da lì insomma farvi capire organizzazione. La prima cosa è organizzare i progetti perché già questo giacchino insomma ci vogliono abbastanza ore. Comunque stiamo lavorando con un 3,5. Ah, lavoriamo anche con una maglia altissima, ma nello stesso tempo ci prende del tempo se non ci mettiamo le ore. Per cui alcune volte dovrò lavorare anche di mattina per riuscire poi a portarmela avanti se il pomeriggio insomma ero impegnata e tante cose ci sono da fare. Io mi diverto tantissimo. Per quanto riguarda il cordino che mi avete chiesto, le novità, so che è uscito un cordino nuovo di filati discount. Ho visto nuovi colori, andate a vedere, poi vi lascio il link sotto dove ve lo linko perché poi voglio vedere che colore prendere per una borsa diversa. Poi mi è venuto in mente di fare una cosa particolare, non so se ce la faccio, che può essere utile insomma, no, che creiamo con uncinetto con i ferri, vediamo se riesco a riprodurla. Devo prendere la rete, insomma c'ho un po' di idee, tante, alle volte sono troppe. Io qualsiasi idea la devo scrivere perché poi la dimentico. Mi succede quando faccio uncinetto, poi la testa viaggia un pochino e mi vengono delle idee. Allora ho sempre carta e penna oppure il telefono che vado a scrivere immediatamente quello che mi viene in mente perché poi me lo dimentico. Succede, succede. Poi, a parte le domande che mi avete chiesto per quanto riguarda il filato, il quantitativo, io mi posso orientare, però certo, preciso, preciso è impossibile. Quel gomitolo in più, prendetelo sempre, un gomitolo in più, sono 50 grammi. Poi non so se è ancora in sconto, che l'altra settimana era in sconto, non ho controllato ancora se è in sconto, non lo so, non ho controllato. E io comunque devo prendere il quantitativo per quanto riguarda il top, perché non l'ho preso ancora. E prenderò sicuramente anche il cordino nuovo, fatemi sapere, fatemi sapere il colore che andiamo a realizzare una bellissima borsa e poi faremo anche quella male che ho trovato un punto fantastico, possiamo andare a consumare proprio tutti i filati di cotone. Pensavo di non farcela, ma al limite prendo un cotone, lo compro, fioccotone, compro due colori diversi e li aggiungo. Io sono super super soddisfatta perché termino sempre tutti i filati e c'ho pochi avanzi, pochissimi, di questo ne sono super super contenta e non faccio collezioni di filati perché non mi interessa avere montagne di filati, mi interessa quello che lavoro, ecco, questo per me è molto importante. Allora, io vi saluto, vi auguro una domenica insomma serena e tranquilla. Io oggi ho tantissimo da fare, finire il progetto, finire, vediamo un po' se sistemare questa dispensa se è finita per oggi.
Un bacione a tutte e ci vediamo domani con il tutorial del giacchino. Un bacione a tutte, ci vediamo presto con nuovi e tanti tanti progetti. Un bacione con lo scrocchio come sempre e un bacione. Ciao!